Siamo qui alla scuola Istituto Complessivo Schweizer perché oggi erano in scena gli uomini della Capitaneria di Termoli perché parlavano appunto ai ragazzi della scuola su quello che è il territorio, come si muovono loro nel loro ambito lavorativo, e con noi la comandante in seconda, la comandante Preziosa, che è naturalmente qui da tanti anni a Termoli e ormai conosce bene anche il territorio. Iniziative queste scolastiche davvero importanti verso il territorio, perché far conoscere il territorio degli studenti è molto meglio che stare nelle aule, con i banchi di scuola, i libri e quant'altro, è più una cosa realistica, no? Esatto, sì, sicuramente, soprattutto per una città come Termoli che sorge sul mare, quindi è molto importante che i ragazzi fin da bambini, infatti abbiamo avuto anche una classe della scuola dell'infanzia, bimbi di 5 anni, è importante educarli alla cultura del mare, quindi noi come Capitaneria di Porto Guardia Costiera, descrivendo i nostri molteplici compiti, speriamo di poter far capire ai bimbi quanto è importante la salvaguardia del mare. Non è da poco che voi dalla Capitaneria di Porto di Termoli comunque avete instaurato un rapporto con il territorio davvero molto complice in questo senso, perché voi ci tenete tanto a far capire a chi sta al di là della cortina della Capitaneria di Porto che il territorio va salvaguardato comunque insieme, anche con la collaborazione del cittadino stesso. Assolutamente sì, infatti il nostro lavoro non è solo rivolto ai bimbi ma anche agli adulti, basti pensare ai lavori, alle varie iniziative anche con i pescatori, perché è molto importante anche per chi lavora con il mare capire che lo sfruttamento non può essere troppo intenso, ma va salvaguardato. Bene, questo è un bene perché, ripeto, il territorio è di tutti, voi lo difendete in un modo e il cittadino deve difenderlo nel modo che gli compete, esatto, insomma, questo. Esatto, quindi ognuno deve fare il suo ruolo ed è bene che ci si anche incontri con i bambini, con gli adulti, anche soprattutto. Sì. Questo lo dobbiamo riconoscere perché lo state facendo da tempo e quindi è una cosa bella. Quindi in bocca al lupo per quello che fate, per quello che farete e anche per queste iniziative, perché ci portano più conoscenza e più vicinanza, esatto, con voi. Esatto. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille, grazie.